La risonanza magnetica è una metodica di studio dell'organismo che utilizza dei campi magnetici ad alta intensità per la visualizzazione di quelli che sono gli organi. La risonanza magnetica trova indicazione nello studio delle patologie neoplastiche del sistema nervoso, delle ossa e di tutti gli organi parenchimatosi, come ad esempio il fegato, i reni e l'intestino. La caratteristica della risonanza magnetica è quella di essere costituito da un grosso magnete e che il paziente viene inserito all'interno di un tubo o gantry. Il gantry rappresenta l'apparecchio stesso e non è altro che un grosso tubo del diametro di 80 cm circa. Altra caratteristica della risonanza magnetica è che il generatore del campo magnetico emette un forte rumore, per cui occorre proteggere quelle che sono le orecchie con dei piccoli tappi che vengono inseriti nel momento in cui il paziente entra nella sala in cui viene effettuata l'indagine. La risonanza magnetica può essere effettuata senza mezzo di contrasto, in questo caso si sfrutta la quantità di acqua presente nei vari organi per dare una immagine di quelli che sono gli organi stessi, oppure con il mezzo di contrasto. In questo caso si utilizza un mezzo di contrasto con gadolinio. Il gadolinio è un metallo e come tale inserito in un campo magnetico incrementa il magnetismo dell'organo in cui si va a distribuire. Il mezzo di contrasto viene infuso per via endovenosa ed è eliminato attraverso il rene o attraverso il fegato. Si possono utilizzare dei mezzi di contrasto particolari che si localizzano elettivamente a livello del fegato e che sono fondamentali nello studio delle neoplasie del fegato. Le controindicazioni all'infusione endovenosa di mezzo di contrasto sono rappresentate dalle allergie gravi al mezzo di contrasto stesso, dalle allergie gravi ai metalli, abbiamo detto che il gadolinio è un metallo, e dall'insufficienza renale anche lieve. Le controindicazioni all'isolanza magnetica sono costituite dalla presenza di pacemaker, dalla presenza di schegge metalliche che inserite nell'interno del campo magnetico si possono spostare e dalla claustrofobia. Per quanto riguarda la esecuzione dell'indagine stessa, è indispensabile che il paziente sia in possesso di una richiesta da parte dello specialista che richiede indicata l'effettuazione dell'indagine e che firmi congiuntamente con lo specialista un consenso informato all'ingresso nel campo magnetico ed un consenso informato alla infusione endovenosa del mezzo di contrasto.